Io mi chiamo Gando Giallo, vengo dalla Guinea, Guinea Conakry, un paese dell'Africa dell'Ovest. Sono partito dal mio paese per colpa del governo. Sono Anna Clara e per la Caritas di Roma sono la referente dell'azione di mobilità geografica del progetto Fra Noi Seconda Edizione. Questa azione è un'azione sperimentale che vuole cercare di proporre un modello di lavoro per favorire la mobilità geografica dei titolari di protezione internazionale che sono presenti sui nostri territori. Come Caritas abbiamo attivato 10 percorsi di mobilità geografica e quello di Gando è stato l'unico in arrivo su Roma. La segnalazione ci è pervenuta da un'associazione presente sul territorio di Rimini che si chiama Vita in Transito e dal momento della segnalazione in poi ci siamo attivati per poter prendere contatti con le realtà, di riferimento in modo da, strutturare un percorso congiunto a favore proprio di Gando. Abbiamo anche contattato loro in modo da metterci un po' in rete con il territorio di provenienza, sia per avere da loro una serie di informazioni in più aggiuntive e i contatti con il centro d'accoglienza che l'aveva ospitato precedentemente, sia per capire appunto se c'erano ulteriori informazioni sul percorso che Gando aveva fatto a Rimini che potevano tornarci utili per, come dire, garantirgli qui su Roma la migliore accoglienza possibile. È un qualcosa di più del mero supporto al trasferimento. Questo è stato un punto centralissimo di tutta l'azione di mobilità geografica, cioè non era pagargli il biglietto, ma qualcosa di più intenso e anche di più strutturato. Non avevo la prospettiva di arrivare qua in Italia. Sono andato in Mali, è lì che qualcuno mi ha detto che poteva portarmi in Algeria, che potevo essere tranquillo fino a che finisce le cose nel mio paese. E da lì lui mi ha portato nei mani dei militari che mi hanno fatto pagare dei soldi per continuare il viaggio. E dopo loro ci hanno portato nel mezzo del deserto e ci hanno lasciato lì da soli. E lì abbiamo camminato, che non arrivavamo e non avevamo l'acqua da bere. Sono morti due ragazzi che erano con noi. E dopo un po' ci ha raccolto anche un gruppo di militari che sicuramente fanno parte di loro, perché è una cosa, diciamo, organizzata. E poi anche loro ci hanno fatto pagare dei soldi. Siamo arrivati in Libia. E in Libia, lì anche ci hanno chiesto dei soldi per poter fare la traversata del mare per arrivare in Italia. E lì, non avendo la scelta, abbiamo pagato i soldi per essere lasciati nel mare. E lì nel mare ci alcuni di noi sono morti perché ci è arrivato un colpo di flusso dell'acqua del mare e la nave ha perso l'equilibrio. E dopo un po' è arrivato una nave che si chiama Aquarius che ci ha portato in Italia, a Sicilia. Da Sicilia ci hanno portato a Bologna e dopo 2 settimane ci hanno portato a Rimini. Ero un po' perso. Quando sono arrivato a Rimini, una signora che si chiama Mariolina, essendo la mia zia qua in Italia, lei ci ha contattato la Caritas di Roma per aiutarmi a poter avere una sistemazione qua a Roma. Sono la persona che ha accolto Gando al suo arrivo a Roma nel mese di dicembre. Dopodiché, Gando è stato ospitato all'interno di una struttura che abbiamo individuato per un periodo transitorio, nell'attesa appunto di cercare insieme, trovare insieme una soluzione alloggiativa adatta alle sue esigenze. La paura che ho avuto era questo, come sistemarmi in una città che non ho mai conosciuto. Hai sempre bisogno di qualcosa e non capisci la lingua, quindi non sai come esprimerti, farti capire, farti aiutare.
E queste paure che ho avuto, però fortunatamente è stata solo una paura. Gando è una persona determinata, è una persona piuttosto riservata, allo stesso tempo è molto consapevole delle sue potenzialità e a partire dal suo arrivo qua in Italia ha intrapreso un percorso di autodeterminazione e di indipendenza. Credo che il progetto di mobilità geografica abbia rappresentato per lui il coronamento di questo percorso. Gando ha avuto la necessità di spostarsi da Rimini a Roma per motivi lavorativi. Infatti l'azienda per cui lavora, dopo un periodo di smart working, ha richiesto un trasferimento qua a Roma. Io sto lavorando in questa azienda che si chiama Minsight, una multinazionale spagnola. Faccio parte del gruppo di Figital, mi occupo della programmazione. È un lavoro che mi piace tanto perché nel mio paese ho studiato la programmazione informatica applicata alle gestioni delle imprese. Minsight è una realtà internazionale presente in circa 140 paesi nel mondo. Si occupa di information technology e digital transformation. Ricerchiamo talenti presenti in tutto il mondo perché possano avere l'opportunità di uno scambio continuo interculturale all'interno dell'azienda, linguistico, di opinioni e di idee, e soprattutto questo ci permette di attrarre anche i talenti presenti in tutti i paesi del mondo. Quello che è importante è valorizzare la diversità di ognuno di loro perché possono trovare la possibilità all'interno del nostro contesto di esprimerla al meglio. Mi chiamo Fabrizio Arrante e sono Senior Manager a Minsight Italia. Lavoro per la divisione Figital e ho conosciuto Gando circa un anno fa. Lui era uno degli studenti del bootcamp Power Coders. Con uno dei nostri colleghi abbiamo partecipato a questa iniziativa di solidarietà che vuole inserire nel mondo del lavoro rifugiati e richiedenti asilo, e lì abbiamo conosciuto Gando e un altro collega, Fidau, che è qui con noi. Abbiamo deciso di assumere Gando perché nella classe ci è sembrato un ragazzo volenteroso, con tanta voglia di riscatto, e ci è piaciuto sin da subito. Gando è una persona riservata, umile, che ha tanta voglia di imparare. All'inizio era molto riservato, lo è ancora, e quindi a volte non faceva le domande e voleva risolvere tutto da lui. Poi ha capito che siamo un team, che lui è parte del team, quindi ci si aspetta da lui, ma siamo anche pronti a dare a lui qualcosa. Io, da quelle che ho attraversato qua in Italia, non posso dire che gli italiani sono razzisti. Come lo sappiamo tutto, la narrazione degli stranieri, soprattutto i migranti che dicono clandestini, è una narrazione molto sbagliata che dà il pregiudizio alle persone di allontanarsi ai migranti. Quindi fortunatamente ci sono delle persone come quelle del progetto del Caritas che mi hanno aiutato, che pensano ancora a salvare l'umanità. Il progetto veramente mi ha accolto bene e mi ha fatto sentire che sono una persona umana come loro. E sono contento come sta procedendo la mia vita, perché adesso, avendo un lavoro, posso dedicarmi alla cosa che ho sempre pensato da che mi hanno salvato dal mare, e dare anche il mio tempo a contribuire per aiutare un po' alla crescita dell'umanità, fare il volontariato. Quindi vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato. Diciamo, non mi sono sentito da solo, quindi vorrei ringraziarli tutti, perché non è dato a tutte le persone di avere un cuore così largo per aiutare delle persone e per la crescita dell'umanità. Vi auguro serenità, una stabilità lavorativa che gli consenta di crescere a livello professionale, e mi auguro anche che attraverso l'impegno nel volontariato, in particolare nelle associazioni che si occupano di diritti umani e rifugiati, possa un po' trovare anche il senso o un ulteriore senso della sua permanenza qua in Italia.